Un saluto a tutti i telespettatori di questa prima puntata della trasmissione, la rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che si propone di effettuare una veloce rassegna stampa sulla omonima rivista Legal dedicata al mercato legale e diretta da Angela Maria Sculica, che potete trovare ogni mese in edicola nel formato cartaceo e anche online nel formato digitale. Andiamo così ad leggere quelli che sono i principali articoli, titoli ed articoli salienti che sono contenuti nella rivista, per poi così concludere il tutto con dandovi qualche anticipazione relativamente alla prima data della cerimonia delle Fonti Awards del 2018, che si terrà il 9 marzo prossimo a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, che quindi sarà dedicata al mercato legale, in particolar modo al tax e all'M&A. Ecco, iniziamo con la lettura di quella che è la rivista il doppio numero di gennaio e febbraio presente in edicola. Iniziamo con la lettura della copertina, una copertina importante dedicata ad tre penalisti: Nerio Diodà, Angelo Giarda ed Massimo Di Noia. Così il whistleblowing si estende al settore privato, più tutele per chi denuncia fatti illeciti nel posto di lavoro, obblighi nei modelli organizzativi, ecco funziona la nuova legge. Ne parlano i penalisti Nerio Diodà, Angelo Giarda e Massimo Di Noia. Troviamo l'articolo di riferimento della copertina all'interno della rivista, siamo a pagina 30. Così il whistleblowing si estende al settore privato, più tutele per chi denuncia fatti illeciti nei luoghi di lavoro e obblighi per le aziende e nuovi obblighi per le aziende nei modelli organizzativi previsti dalla legge 231. Andiamo a vedere all'interno alcune citazioni da parte appunto dei protagonisti che sono stati intervistati dalla nostra redazione, iniziando con l'avvocato Di Noia, il quale afferma: efficacia penale, se la ratio ispiratrice della riforma è condivisibile, la reale efficacia di queste nuove previsioni, soprattutto nell'ambito penale, è ancora tutta da dimostrare. Abbiamo invece il Giarda, il quale dà invece un suo parere, soprattutto soffermandosi sul ruolo soffermando in particolar modo l'attenzione sul ruolo degli organismi di vigilanza, ed è qui che infatti un estratto della sua intervista: non sarà né facile né immediato l'adeguamento alle nuove disposizioni, e sarà cura degli organismi di vigilanza far sì che il segnalante non sia considerato una spia indesiderata. Mentre il terzo protagonista di questo articolo di copertina, a cui è stata dedicata la copertina, è Diodà, il quale invece afferma: maggiori tutele per il whistleblower, è previsto il reintegro in caso di licenziamento e la nullità degli atti discriminatori nei suoi confronti. Proseguendo ovviamente, andando in ordine, andiamo a vedere un attimo il sommario con le varie sezioni della rivista Le Fonti Legal. Abbiamo naturalmente diverse sezioni, tra cui scenari, protagonisti, mercati e business, penale e fisco, banking and finance, imprese, lavoro e professione avvocato. Andando all'interno, proseguendo quindi in ordine, sfogliando la rivista, naturalmente io ho il formato cartaceo, ma quello che vedete voi è il formato digitale. Nella sezione dunque scenari abbiamo un articolo di Filippo Fattore, il quale, leggo il titolo, parla del futuro dell'attività forense. Il futuro dell'attività forense parte alla rivoluzione degli studi, uniti si vince. La competizione dei colossi stranieri costringe big nazionali del diritto ad intensificare la crescita oltre confini e a diversificare il ventaglio di competenze offerte. Per non restare schiacciati, i più piccoli sono pronti a sfruttare le nuove opportunità concesse dalla legge sulla concorrenza per associarsi, fare rete e aprire il capitale a soci esterni. Andiamo avanti, naturalmente, quindi poi all'interno troverete l'approfondimento sul tema. Anche qui abbiamo invece nella sezione protagonisti un articolo di Gabriele Ventura dedicato alle specializzazioni, in merito al comparto legale. Specializzazioni, fattore cruciale per la categoria. Il decreto che regolamenta la figura dell'avvocato specialista è stato bocciato anche dal Consiglio di Stato. Associazioni e Consiglio Nazionale Forense si riuniscono in un comitato ad hoc per uscire dall'impasse.
Per noi è stato intervistato Aldo Bottini, presidente di AGI. Passando invece alla sezione mercati e business, abbiamo invece un importante articolo di Ventura, la classifica M&A e con gli studi più introdotti. Soffermiamoci un attimo sul contenuto di questo articolo, nel quale troverete il possibile vedere il ranking degli studi legali che hanno fatto più affari nell'ambito appunto dell'M&A. Si tratta di una graduatoria che è stata stilata da parte del centro studi di Le Fonti sulla base delle operazioni dichiarate da parte degli studi che hanno effettuato più attivi nell'ambito dell'M&A in base alle ultime operazioni realizzate negli ultimi 12 mesi. In base ad quindi dati che sono stati raccolti, ovviamente mi aiuterò con i grafici, abbiamo così sintetizzato gli studi legali che hanno acquisito e quelli che hanno perso maggior terreno nell'ambito dell'M&A, tenendo conto sia del numero delle operazioni concluse nel 2017 in considerazione anche con un confronto tra il 2017 e il 2018 e tenendo conto anche del valore delle singole operazioni, quindi del controvalore di ogni singola operazione conclusa. Quindi in prima posizione abbiamo Gianni Origoni, Grippo Cappelli e Partners, ha chiuso il 2017 con 59 operazioni rispetto al 2016 con 57, quindi in ottima posizione. A seguire poi NCTM, che ha concluso il 2017 invece con 53 operazioni rispetto al 2016 con 44 operazioni di M&A chiuse e quindi portate a casa. In terza posizione abbiamo invece Bonelli Erede, che ha concluso il 2017 con 45 operazioni rispetto al 2016 che ha chiuso il 2016 con 35 operazioni. E infine abbiamo Legans, il quale ha anche, pur trovandosi in quarta posizione, è quello che in realtà ha guadagnato maggior terreno, chiudendo il 2017 con 34 operazioni rispetto al 2016 con 22 operazioni. Mentre andiamo a vedere invece gli studi legali che hanno perso terreno nel 2017 in relazione ai numeri di deal chiusi, abbiamo in prima posizione Chiomenti, che chiude il 2017 con 43 operazioni rispetto alle 55 del 2016. A seguire abbiamo Pedersoli, che conclude il 2017 con 34 operazioni rispetto alle 38 del 2016, e poi perde terreno anche in Gatti Pavesi Bianchi con 32 operazioni rispetto alle 38 dell'anno del 2016. Anche qui abbiamo una perdita in termini sia del numero di deal conclusi sia in termini di controvalore. È l'uguale, è lo stesso discorso vale anche per Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners, che chiude l'anno con ben 22 operazioni rispetto alle 26 del 2016. Io proseguo dunque la lettura, incluso naturalmente poi è bene ricordare che all'interno della rivista del doppio numero di gennaio-febbraio troverete un articolo molto corposo, quindi che va ad analizzare quello che è il mercato dell'M&A, quello che è stato il mercato dell'M&A nel 2017 con diversi grafici, diverse tabelle. Io vado a scorrere velocemente, quindi come potete vedere abbiamo i team di M&A degli studi legali, quindi anche una tabella in relazione al numero dei partner, quindi così come sono gli studi legali che hanno aumentato il numero dei partners all'interno del proprio studio, anche le operazioni più importanti realizzate da ogni singolo studio legale negli ultimi 12 mesi. Passando avanti abbiamo invece la sezione Banking and Finance, velocemente, consulenza al cliente ricco, cresce l'interesse del risparmio gestito verso il segmento del private banking e anche gli studi d'affari si attrezzano per cavalcare il trend. Nella sezione imprese e lavoro, mi trovo a pagina 50 della rivista, cresce il numero di dirigenti in azienda, ma si riducono le tutele in caso di cessazione del rapporto. Per fidelizzare le figure apicali, le aziende cercano nuovi strumenti di incentivazione che garantiscano loro una remunerazione adeguata. Passiamo invece all'ultima sezione della rivista Professione Avvocato, in cui proprio in questa sezione abbiamo un articolo dedicato ad l'ultimo convegno che si è svolto a dicembre di IDP Lombardia con la media partnership di Le Fonti. Un anno di diritto del lavoro
un anno di diritto del lavoro, il Jobs Act, licenziamenti, voucher e autonomia, ma anche smart working e new economy. Questi alcuni temi trattati al convegno di IDP Lombardia con la media partnership, come ho già detto, di Le Fonti. Il convegno organizzato da IDP Lombardia ha esaminato le novità più importanti dell'ultimo anno in tema di diritto del lavoro e ha messo in luce le sfide organizzative e gestionali per le aziende. Quindi, abbiamo all'interno dello stesso articolo poi un approfondimento con ovviamente tutta una serie di estratti delle interviste che sono state realizzate e rilasciate da parte dei relatori, quindi presenti ai nostri microfoni, ai microfoni di Le Fonti TV, in particolar modo, riportandone, ecco, citandone alcuna, Marco Vigini, presidente di IDP, gruppo regionale Lombardia, afferma quanto segue, afferma: un evento che ha messo a confronto esperti del settore per ripercorrere quelle che sono state le principali tappe normative sul diritto del lavoro. Per concludere, la rivista attualmente in edicola del mensile di gennaio-febbraio, all'interno del mensile di gennaio-febbraio troverete poi nella parte finale anche uno speciale, lo speciale delle Fonti Awards che vedete qui in sovraimpressione, dedicato ai vincitori del 2017 relative alle ultime due date, quella del 13 e del 24 novembre del 2017, quindi dell'anno precedente. I prossimi appuntamenti, il primo tra tutti, la prossima cerimonia. Quindi ne approfitto, diciamo, soprattutto per darvi, come detto in apertura, alcune informazioni aggiuntive proprio sulla prossima tappa della cerimonia delle Fonti Awards che si terrà il 9 marzo il 9 marzo del prossimo mese, sempre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, e quindi, come potete vedere in sovraimpressione, sarà una cerimonia dedicata al mercato legale, in particolar modo all'M&A e al tax. Ovviamente tutte le attività, le iniziative di Le Fonti potrete avere maggiori informazioni proprio sulle attività e le iniziative previste nell'agenda di Le Fonti, sia sul nostro sito www.lefontiawards.it, sia ovviamente sul Sole 24 Ore. Infatti troverete maggiori informazioni ogni mercoledì e giovedì con un'uscita dedicata alle Fonti e a quelle che sono le sue iniziative, tra cui appunto la cerimonia delle Fonti Awards. Infatti passiamo, proprio a proposito della cerimonia delle Fonti Awards del 9 marzo, ad darvi qualche informazione aggiuntiva su come si svolgerà la giornata. In apertura abbiamo le Fonti Day Financial Forum, come potete vedere, si tratta appunto in mattinata, sempre in borsa. Dalle 9 alle 13 ci saranno diverse tavole rotonde in tema, in particolar modo avremo tre tavole rotonde, una dedicata al CFO nell'era dell'industria 4.0, orientare gli investimenti in chiave strategica, la seconda tavola invece riguarderà la pianificazione finanziaria e gestione del rischio come fattori competitivi per l'azienda, e per concludere il FinTech Digital Transformation, tutto con la partecipazione naturalmente di Alan Friedman. In serata invece la cerimonia dei Fonti Awards si aprirà intorno alle 18 con una cerimonia dedicata a quelli che sono i finalisti e poi quindi i vincitori, che saranno poi proclamati come vincitori delle Fonti Awards del mercato legale, M&A e tax. Troverete l'elenco completo ovviamente dei finalisti sul nostro sito www.lefontiawards.it nella sezione finalisti, mentre un estratto di alcuni finalisti per entrambe le categorie potete anche leggerle sul Sole 24 Ore, come potete vedere in sovraimpressione, e nella stessa sia sul Sole 24 Ore sia sul sito poi anche troverete maggiori informazioni come il comitato scientifico di Le Fonti, quindi che ci aiuta, ci coadiuva nell'identificazione di quelle che sono le categorie e poi anche la scelta tra i vari finalisti dei vincitori di ogni singola categoria individuata per la cerimonia in corso. Concludo ringraziandovi per averci seguito e vi do appuntamento con la prossima puntata della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV. Vi lascio alla programmazione su Le Fonti TV e vi auguro un buon proseguimento.